like there's no tomorrow. Buon martedì a tutti, io sono Flavio e anche oggi, come sempre, giochiamo Modern tutti i martedì e mercoledì e vediamo di giocare un mazzo che non ho mai preso in mano, quindi mai prima partita che faccio qui direttamente sul canale. Prima di iniziare, per darmi una prova di incoraggiamento che mi potrebbe aiutare a non fare schifo, mettete un like e magari iscrivetevi anche al canale, attivate la campanella, se volete lasciate un commento a fine video, metà video, quando mettete delle giocate strane. Prendiamo in considerazione un mazzo ex Lurrus che per il primo periodo di assenza del gattone ha fatto molto bene, che adesso però sta sparendo. Cerchiamo di capirne i motivi, cerchiamo di capire il perché e giochiamo Ammertime in versione UV, che praticamente gioca due carte che non si poteva permettere di giocare prima, che sono Nettlesist e Caldra Complete. Per il resto la build è molto molto simile a quando c'era a disposizione il nostro Lurrus of the Dream Dam, quindi 22 terre di cui 4 sono spell perché sono Urza's Saga. Giochiamo UV, quindi giochiamo 2 Fontane Santificate, 3 Sicrom Coast, poi giochiamo 4 Inkmoth Nexus come chiusura, 3 Ornitotteri. In questa versione in particolare non giochiamo i Memniti perché giochiamo le Giver of the Runes in 3 pair e come protezione aggiuntiva già main deck Blacksmith Skills, che è un spell instant che a costo 1 bianco dice una creatura guadagna hexproof indistruttibile fino a fine turno, se è un artefatto prende anche +2/+2. 4 per di Esper Sentinel che fa un po' di tassa utile a rifornirci la mano, 4 per Sigarda Z che vanno benissimo in accordo diciamo con il 4 per di Colossus Summer, 1 per di Shadow Spear come equip aggiuntivo a costo 1 da tutorare con Urza's Saga. Allo stesso modo sono tutorabili Springleaf Drum, ma non sono un equipaggiamento, ma spesso e volentieri una terra. Doppia copia di Spell Pierce e monocopia di Steel Shaper Gift a terminare i 23 drop a 1 che andiamo a giocare. 10 copie di drop a 2, grandi classico, 8 sono 4 per di Stoneforge Mystic e 4 per di Pure Steel Paladin, quindi la build più classica possibile. Monocopia di The Reality Chip, si è partiti con 3 copie, poi 2, siamo scesi a 1, carta fortissima, ma effettivamente più di una copia forse è eccessiva. Monocopia di Spellskite, quindi stiamo un po' sulla difesa, e come target da prendere di Stoneforge Mystic, Nettlesist e Caldra Complete, che sono le aggiunte che sono state inserite con il ban di Lurrus, lo sban dei drop 3. Ecco, inside giochiamo qualche removal aggiuntivo, un PTE, 2 marce dei gatti grassi conosciute anche come March of Otherworldly Light, 2 Sanctifier and Vec per i matchup contro il cimitero, 2 Ashbringer per i matchup tipo contro Yagmoth o elementali o comunque elementali.deck, ricordarci che ci shattano le Stoneforge Mystic, cosa importante. 3 copie di Mana Leak, 2 copie di Lavinia e Meddling Mage e Teferi vanno a riempire un po' il blu nella nostra side. Mana Leak molto forte in ottica tempo nel nostro mazzo, Teferino fortissimo contro control, Lavinia molto molto buona contro le spell lanciate a 0, quindi Force of Negation, Force of Vigor e gli elementali tirati a 0, e Meddling Mage per i combo in buona sostanza. Andiamo a vedere un po' come si comporta il mazzo in questo meta post Lurrus da ormai qualche tempo, quindi insomma spero che la gente si sia scordata dell'esistenza di questo mazzo, che in effetti non sta facendo questi grandissimi risultati, però non mi sembra una scelta come si può dire scarsa. Comunque il tier 1 del formato, i due tier 1 del formato al momento sono UR Control e Temur Rhino. Temur Rhino non è un bellissimo matchup perché comunque è nei colori per dare fastidio ai mazzi a base artefatto, ma UR Murktide in teoria dovrebbe essere un buon matchup. Non ho idea di come si comporti contro 4C perché non ho mai provato il mazzo, non ho mai preso in considerazione, forse ci ho fatto 3 partite in real, e poi contro i mazzi che stanno bene da Murktide non dovremmo stare male, cioè perché comunque il dredge per noi è un buy, quindi boh. Allora, Steel Shaper Gift, Sigarda Zaid, Esper Sentinel, ma io faccio che equipo, cioè mi sembra una mano abbastanza ok, noi che partiamo di terra, Springleaf Tottero, Sigarda Zaid, in realtà posso anche fare Steel Shaper Gift.
Scusate, Esper Sentinel, nel prossimo turno posso fare Sigarda Zaid protetto da Spell Pierce e metto un pezzo in più on board che di solito ci fa pescare una carta. Quindi vediamo un po', qua faccio F6. Sì. Grazer, quindi lui gioca Amulet. Amulet non è un bel matchup, mi hanno detto. Quindi io mi fido. Sì. Allora, vorrei tenere un blu open per giocare Spell Pierce, però forse la cosa migliore da fare qua è andarci dentro proprio cazzutissimi, quindi prendiamo Colossus Hammer e cominciare ad attaccare, passare per 10. E vediamo un po' come va. Comunque stiamo facendo il nostro, direi. Vai. Lui ha guadagnato 2, altrimenti sarebbe 9. Adesso ci basta pescare tipo Shadow Spear. Abbiamo vinto. Non è vero perché lui fa un 2-4, quindi insomma. Explore pesco. Secondo me è pesco. Secondo Sigarda Zaid non utile. Bounceland passo, interessante. Va bene, vai a 13, stappo pesco, io Caldra complete. Attacco con tutto, ti faccio paura col mio tottero. Ok. Facciamo Sigarda Zaid numero 2, passo. Allora, decide, loro vanno a mettere esplosivi, vanno a mettere Force of Vigor, cioè ne hanno, eh. Va bene, Driade, Grultorf, pesco, cosa pesco? Incomod. Non avrà più tanti target questo Spell Pierce, quindi però, mazzo, se riuscissimo a pescare una spell, magari. Lui qua è non è costretto a parare in realtà, anzi. Vai, può farci titano questo turno. Noi abbiamo indietro un blocco. Importante. Lui a 2 può andare a 6, non credo che possa andare di più. Tra l'altro si chiama Turn 1 Vial, quindi è un po', come si può dire, disonesto. Abbiamo avuto una fortissima partenza, secondo me ci siamo arenati completamente. Sì, passi, pesco. Allora, Stoneforge, ok, io vado a tutorarmi Shadow Spear, dovrei aver vinto. Yes, anzi in realtà vado a prendere il martello. Colossus Hammer, poi lo attacco su Ornithopter. Allora, G1 ce lo siamo portati a casina. Pitié! E doppio Ashbringer credo che vadano molto molto bene. Questo cosa dice? Each opponent can cast non creature spell with mana. Ah, no, non creature. Quando tira una spell senza pagare costo di mana, la counteri. Beh, stica, perché tanto mi counteriamo i patti, che non è rilevantissimo. Credo che gli spell pierce non facciano impressione, soprattutto sul draw. Sul play possono essere rilevanti, oppure possono essere forti perché prendiamo. Però lui parte terra amuleto, cioè l'utilità è finita lì. Blacksmith kill non mi fa impazzire, secondo me ci siamo, eh. Mana leak valutabile per il G3, secondo me. Però vediamo. Vabbè, questa mano non si può tenere. Peccato, con una terra l'avrei tenuta volentieri perché facevo terra, tamburo, tottero, mulligan. Keep brutto. Via Nettlesist. Keep molto brutto in realtà. Però quello possiamo fare. Fa saga. Perché non giochiamo più Qatar Commando? Secondo me, no, devo fare saga per prendere. Ho sbagliato. Qua dovevo fare saga per prendere subito tamburo. Però, vediamo. Lui non ha fatto una bella partenza.
Noi di secondo faremo Spellskite. Sì. Esplosivo 1. Va bene, non mi sento rovinato dalla situazione. Porca miseria però. Vabbè, tamburo non mi serve più come prima, quindi ok, qua possiamo prendere bianco. Allora, vorrei fare Spellskite. La nostra mano è tutta 1, quindi insomma. Prossimo turno posso fare Ashbringer. Ci shatta le Stoneforge, questo è abbastanza importante. Due mana. Un mana. Vabbè. Sì, saga. Dryade. Sacco di saghe. Pesco. Ecco appunto. Allora. Terra, ok. Ma in realtà chi se ne frega, nel senso che potrei fare Ashbringer. Lui ha due. Non credo che possa fare Titano. Almeno fa amuleto, terra, terra. Nel dubbio, non ho più la mia Stoneforge attiva. Vai. Sì, non è una bellissima situazione, diciamo che va tutto a 2 dopo avrà 100 amuleti. E ha 4 carte in mano. Lui qua può spaccare mappa, prende una terra, si rimbalza Tarmogoyf, il prossimo turno fa doppio amuleto, 100 mana. Ok, Boseiju, ok, yes, andiamo a prenderci fontana tappata perché tanto. Non attacca, pesco. Porca miseria. Posso dire porca miseria? Ok, porca la putbacca, mi sono non ho schiacciato. Spacca esplosivo. No, spacca mappa, giusto. Sono veramente scemo. Qui ha 100 mana. Sì, forse poteva tutelare Tolaria West in realtà. Tolaria, in base a cosa pescavi, era più forte, secondo me, perché tanto prendi doppio amuleto. Qua fai 3 mana. Poi vedi cosa peschi e giochi. Palle. Ho sbagliato a schiacciare. Ashbringer è utile sto matchup. Pescarci dietro due Stoneforge fa un po' schifo, però. Vabbè. Se. Vabbè, immaginavamo che sarebbe successo. Non abbiamo avuto una bella partenza. Lui ha pescato Titano come pescata di turno. Minchia, che bravo. Forse a Tartimbra. Ah no, no, ok. Si è pescato, si è rimbalzato Tartimbra. Ha fatto un ottimo 3-6 con Reach. Quindi la nostra terra non può più attaccare. Va bene, prendo. Vai!
Adesso possiamo pensare addirittura di parare con la springa, il problema è che quel gibbone lì è fastidiosissimo. Però credo che la springa sia la cosa che ci tiene vivi, non so quanto io voglia parare. Beh, se dietro al pescato titano. Cioè, ci sta, nel senso, li gioca. Più di più, zii, gli dà vigilanza. Cancella. Ok, noi dobbiamo pescare un martello naturale, siamo sereni, no? Quasi. Vai. Adesso pareremo con una Springer però, eh. Per forza. Qua lo stallo noi dobbiamo sbloccarlo con la nostra Stoneforge, secondo me, è l'unica. Anche perché abbiamo due Stoneforge, una in fila all'altra, lui è costretto a parare la prima, perché sennò ha Moor. Una e due, facciamo Stoneforge. Cos'hai dietro? Cos'hai dietro per non parare? Non capisco. A due? Giusto, così. Ci sta. Dannazione a te. Ci sta. Hai 0 in mano. 2, 4, 6. Se peschi titano, puoi farlo e vinci. Ah, allora adesso noi dobbiamo andare a pescare il nostro paladino. Secondo me dobbiamo pescare il paladino. Paro. Che palle che dà vigilance. Insomma. Saga, non è male, non è affatto male. Barabè, prendo Hammer, vai. Hammerone, amico mio. Vediamo un po'. 100 amuleti. Ok, attacco con entrambe. Sì. Le tolgo. Devo metterli al contrario, però fa niente. Ti tolgo il pezzo. Noi abbiamo dietro un ottimo pezzo, un ottimo token che può bloccare. Quarto amuleto. Vabbè, comunque un 4-4, in realtà adesso facciamo diventare 5-5. Se io prendo Shadow Spear, è morta Shadow Spear.
Combat. E attacco con tutto. La mia tattica è questa, poi io finisco qua col mio gameplay. Ci siamo portati a casa G1 contro Amulet, devo dire che per non essere un buon matchup, la pescata buona ci ha dato un'ottima mano. Grazie Magic, ti ringrazio. Se continuassimo così per tutte le 5 partite, per tutte le altre 4 partite che abbiamo davanti, io sarei veramente molto 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 contento. Tornati per G2, siamo on the play, siamo fortunelli. È peccato che questa mano abbia monolanda, però se pesco la seconda parto Esper Sentinel, Sigar d'Azalea, oh Kippo. Lascia fare. Tra l'altro lo obblighiamo a non fare spell con Esper Sentinel. Non si dovrebbe tenere, presumo, questa mano. Non lo so, però mi piace perché se pesco veramente la seconda terra è drammatica la situazione per l'avversario, cioè. E poi Terra Esper Sentinel è fortissimo. Pesco. Saga. Toh. Ma cioè, sembra bello. Contro cosa siamo? Non lo so, ma abbiamo vinto. Credo che lui sia Botti. Comunque. Begin sideboarding. Ora, supponendo che lui sia Botti, io vado a inserire doppia Sanctifier and Vec. E boh. Marcia. Allora, sicuramente doppia Sanctifier via una Nettlesist. Non sono sicuro, sicurissimo di voler Steel Shaper Gift, però nemmeno di toglierlo. Beh, Shadow Spear la teniamo ad occhio e croce perché se è quello il matchup vince la partita. Secondo me Kaldra Complete può saltare in questo matchup, supponendo che sia quello, e torniamo a giocare una shell che è praticamente l'Urus deck. Allora, io qua la kippo. Partirò di Terra Giver of Runes. È molto meno veloce di prima. Lui non so cosa sia ancora. Cioè, beh, non devo fecciare. Terra Giver, vai. Che comunque è una bella protezione. In questo matchup le Giver ci stanno. Qua può avere Searing Blaze, chiaramente no. Eidolone, l'amicone, ma va bene. Insomma. Abbiamo bisogno, per favore, mazzo, di Colossus Hammer. Che dici? Sarebbe carino, no? Meglio di Shadow Spear se posso. Oppure prima Hammer, poi Shadow. Anzi, prima Shadow Spear, poi Hammer. Posso fare paro proteggo. Ok, quindi lui è Burn, baby, Burn. Che al contrario di Amulet dovrebbe essere un matchup ok. E in effetti G1 abbiamo vinto a turno 2 non facendo niente. Quindi credo proprio sia un matchup ok. Io paro. Proteggo dal rosso. Ok, perdo 3 e non pesco, ma va bene così, direi che non è importantissimo. Ah, non può prevenire i danni, vabbè. Siamo a 10 però, eh. Cioè dobbiamo pescare delle action perché sennò siamo stramorti in questa situazione. Vai. Effettivamente Skullcrack potevo pensarci su questa combat, però avevo in testa tipo facesse un Searing Blade qua, non Skullcrack in particolare. Io riparerò comunque, te lo giuro. Ah, non ti fidi, eh. Vado a 8. Attacco. Non para. Vai. 8 non tantissimo, se posso permettermi. Boros Charm 4 ancora meno. Pesco. Non pesco.
Non credo che ne usciremo vivi questa partita. La partenza di Eidolon è molto molto forte e soprattutto avevamo una buona mano, ma non abbiamo pescato i nostri Mortelli o le nostre simpatiche amiche Stoneforge. Possiamo pensare di mettere dei removal, tipo le marce? Potrebbe essere un piano. Al posto di cosa però? Allora, cosa possiamo andare a mettere? Cioè, andare a togliere se vado a mettere delle marce. Devo stare più lontano dal microfono. Cosa possiamo andare a togliere se metto delle marce? Ma lui 4 carte in mano, noi a 4. Non agile. Va bene. Secondo Eidolone. Non ha fatto neanche spell. Vai pure. Paro proteggo. Se ha Skullcrack, tanto comunque in realtà siamo morti, quindi insomma. Siamo morti, siamo morti. Allora, begin sideboarding. Ma vogliamo veramente. A Spellskite non mi fa impazzirissimissimo. Marcia, marcia. Spellpierce è buono. No, cioè, Steel Chip adesso no, perché l'abbiamo perso perché non abbiamo trovato il pezzo. Asper Sentinel è ok, Blacksmith mi piace, Stoneforge buona. Giver è il suo matchup secondo me. Cosa tolgo? Stavo distruggendo una sedia. Un Tottero. Proviamo. Credo che Tottero sia uno dei pezzi più sacrificabili del mazzo, così a pelle. Vorrei iniziare, sì. Appunto. Ecco, partiamo di Terra Giver e di secondo facciamo Esper. Allora, no, secondo me parto di Terra Esper Sentinel come G1. Sì, Chrome Cost. Esper Sentinel. Forse devo partire con Giver. Ammetto che c'è questa possibilità. Vabbè, vai Trazi, non c'è affatto problema. Va bene, forse potevo anche fare Tottero, guarda. Pago 2. Sigarda Zaid. Martello. Lui può avere Smash to smithers. Assolutamente. Se non concede, probabilmente ha Smash to smithereens. Beh, noi peschiamo comunque. Se si chiama un altro martello, è morto. Vai. Ops. Seconda pippolina. Cos'ha dietro? PTE. Ok. Prendo. Pescato terra. Giver. Terra tappata, anzi, ma facciamola subito così non ci penso più. Forse non era da fecciare. Vai, che palle. Ci basta pescare. Boh. Adesso va bene anche Nettle System 98. Nettle System, vero? Non lo par. Poi. Vai. Cioè, ci va bene Pure Steel, ci va bene un
pezzo, ci cioè, va bene qualsiasi cosa, perché non l'ha fatto? Che palle. Non mi va di perdere da botti, cioè veramente abbiamo Stonforce più Steel, tutti gli Hammer, insomma, mi sembrano proprio pochissime spell da fare, no? 5 Tego del rosso, hai un altro Skullcrack? No. No, non ho più gli artefatti, vai. Non ho più le cose, porca la miseria. Perché, beh, se non avessi parato sarei stato 3, quindi insomma. Adesso paro con Tottero e Pure Steel, scusatemi, con Giver e Pure Steel. Blocco. Così. Da due. Va bene. Madonna mia, cioè, mi ha frantumato però, cioè, me ne è tutto, ma. Io ho pescato il nulla. Lui ha compensato pescando tutto quello che era possibile pescare. Sei un bolt, tanto sono morto. Ma è possibile perdere con questo mazzo da botti? Cioè, non ho giocato in realtà, secondo me. Spell Pierce non avrebbe fatto la differenza. Un sacco di terre. Ho sbagliato con quel blocco sul Tottero, però sarei andato a 3. No, credo che. Boh, cioè, recriminare su questa partita? Possibile? Forse devo riguardarmi il replay per capire G2. Però, boh, mi sembra che a pescare un pezzo eravamo veramente ok, ma abbiamo perso tutte le Stoneforge e i martelli in giro per il mazzo senza vederli. Molto abbattuto da questa cosa. Vediamo domani come continua la League e stanotte ci dormo su.